tutti e ben ritrovati nell'angolo verde di Angela. Quest'oggi faccio un video sui limoni. Infatti mi è stato chiesto da un mio iscritto, Brothers and Sisters Travel, di parlare appunto dei limoni. Ma prima la sigla. Come vi dicevo, quest'oggi faremo un video sui limoni. Come potete vedere, mi trovo accanto a mio limone. Brothers and Sisters Travel mi chiede che da un paio d'anni riscontra nel suo albero che i fiori cadono e mi chiede appunto qualche consiglio in proposito. La perdita dei fiori, devi sapere, che è un evento che capita spesso nell'albero del limone, così come la perdita dei frutticini. Devi sapere che i fiori del limone cadono per parecchi motivi. Io ora provo ad elencarteli tutti e tu eventualmente prova a vedere quale di queste cause possa essere. Eventualmente puoi farmi sapere. Potrebbe essere perché la tua pianta è esposta a temperature eccessivamente basse, oppure è posizionata in una zona dove viene colpita anche occasionalmente dal vento forte. Infatti il freddo improvviso e gli sbalzi termici improvvisi sono nemici acerrimi del limone, soprattutto quando la pianta è in fiore. Un altro motivo per cui i fiori del limone cadono riguarda l'umidità ambientale. Se l'umidità dell'aria è decisamente eccessiva o è veramente poca, le piante perdono i fiori. Io non so dove tu tenga la tua pianta di limone. Comunque, ti ricordo che il limone è una pianta che va posizionata all'aperto, in giardino, in un luogo comunque riparato dal vento e dal freddo. Un altro motivo per cui potrebbero cadere i fiori è perché la pianta è troppo giovane ed ha prodotto un numero eccessivo di fiori senza riuscire ad avere la forza di poterli fare smucciare e mantenere. Questo può succedere quando i limoni hanno meno di 3-4 anni. Un altro motivo che può causare la caduta dei fiori è anche dovuto all'innaffiatura. La carenza o l'eccesso di umidità nel terreno si ripercuotono sui fiori, di conseguenza cadranno. Ti voglio ricordare che la pianta del limone è una pianta che ama essere innaffiata con regolarità, ma senza eccessi. Se ti capita di vedere un agrumeto, vedrai che in ogni albero un impianto di irrigazione che è singolo per ogni pianta. Con questo io non ti voglio dire che il terreno lo devi mantenere completamente e sempre inzuppato, oppure che devi innaffiare il limone ogni giorno. Semplicemente è bene evitare di lasciare la pianta all'asciutto per lunghi periodi, pena la perdita di foglie, di fiori, ma anche di frutti. Spero di esserti stata utile con queste informazioni. In ogni caso, fammi sapere. Metterò il link di Facebook in modo che tu eventualmente possa metterti in contatto con me e magari mandarmi qualche foto, così che io possa rendermi conto del problema che può avere la tua pianta. Con questo video io vi saluto e ringrazio ancora una volta Brothers and Sisters Travel per avermi dato la possibilità nel mio angolo verde di parlare di un problema che lui ha con la sua pianta di limone. Se avete anche voi qualche problema con le vostre piante o avete bisogno di qualche consiglio, non esitate, chiedete pure. Sarò ben felice di potervi rispondere. Come sempre, io vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Noi ci vediamo con un nuovo video. Grazie.
Buona giornata a tutti!